Al via domenica 6 luglio con la parata inaugurale, la 42esima edizione dell'Interamnia World Cup. Presidente Montauti, quest'anno tra tante difficoltà ma con una convenzione importante. Sì, abbiamo stipulato una convenzione importante con l'Università di Teramo. È una forma di collaborazione reciproca che arricchirà sicuramente la Coppa, darà ulteriore prestigio alla Coppa e ci darà la possibilità di aprirci ancora di più al mondo, per un certo senso. Magnifico Rettore, come è nata questa iniziativa? È nata per poter valorizzare ulteriormente, per quanto riguarda l'Ateneo, tutta la rete relazionale, tutti i rapporti che sono stati già creati in 40 anni di impegno dalla Coppa Interamnia. Il nostro obiettivo, tra i nostri obiettivi strategici, c'è quello della internazionalizzazione e dell'incremento della mobilità studentesca. E ci sembra necessario cogliere questa occasione straordinaria rappresentata dall'Interamnia, che vede qui a Teramo alcune migliaia di ragazzi da 40 paesi circa di tutto il mondo, e ci sembra assolutamente necessario poter approfittare di queste relazioni per immaginare un semestre Erasmus o Erasmus Plus per gli studenti universitari che possano trovare nei nostri corsi un'occasione per trascorrere, per frequentare le attività formative che noi offriamo e concludere questo semestre con una partecipazione all'Interamnia. E da quest'anno, grazie a questa partnership, l'Interamnia World Cup potrà vantare del trofeo Unite. Di cosa si tratta? Assolutamente sì, abbiamo voluto rimarcare la partecipazione dell'Università istituendo anche questo trofeo. Ora siamo agli ultimi ritocchi per le regole dell'aggiudicazione del trofeo, sarà la novità di quest'anno. Siamo veramente contenti e grati all'Interamnia per averci riservato questo spazio. Presidente Montauti, quali sono le novità di quest'anno? Le novità non sono grosse, avremo 141 squadre, quindi 30 più dell'anno scorso, la Coppa è ancora viva, è molto variegata, è una Coppa un po' sofferta per via di quelle difficoltà che abbiamo e che stiamo tuttora risolvendo, però ecco, siamo qui convinti e speranzosi di poterla ripetere per bene.